Gesù dice alla Chiesa: «Dammi i tuoi figli, che siamo tutti noi», e prende su di sé i nostri peccati, li toglie e ci restituisce vivi alla Chiesa stessa. Questi nuovi santi sono testimoni esemplari della vittoria di Dio sul dolore e sulla morte. Così Papa Francesco ha parlato dell'atteggiamento di Dio di fronte alla nostra morte, in ogni forma, nella messa di canonizzazione, tenuta in Piazza San Pietro, di Stanislao di Gesù Maria, sacerdote polacco, fondatore della Congregazione dei Chierici Mariani, dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e di Maria Elisabetta Hesselblad, religiosa svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Commentando la prima lettura e il Vangelo di questa domenica, che presentano segni prodigiosi di resurrezione operati dal profeta Elia e da Gesù su due giovanissimi figli di donne vedove, il Papa ha spiegato che la parola chiave è «dammi il tuo figlio», che esprime l'atteggiamento di Dio di fronte alla nostra morte. Non dice «tienitela, arrangiati», ma «dalla a me». Ed Elia lotta con Dio, mostrandogli l'assurdità di quella morte, finché Dio ascolta la voce del profeta, perché in realtà era lui ad agire in Elia. E la tenerezza di Dio si rivela pienamente in Gesù, che prova compassione per la vedova di Nain e per suo figlio. Gesù chiede per sé la nostra morte, per liberarcene e ridarci la vita. Infatti, quel ragazzo si risvegliò come da un sonno profondo e ricominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Non è un mago, è la tenerezza di Dio incarnata. In Lui opera l'immensa compassione del Padre. Anche con i peccatori, ha concluso il Papa, ad uno, Gesù non cessa di far risplendere la vittoria della grazia che dà vita, prendendo su di sé i peccati di tutti. E ciò avviene in modo speciale durante questo anno santo della misericordia.